TV, la tua web TV. Buongiorno e benvenuti a questa nuova settimana dedicata appunto all'oroscopo, agli astri con il nostro Marco Amato. Marco, come stai? Tutto bene, grazie, tu? Abbastanza bene. Niente di nuovo, come tu ben sai, perché tutto poi, quindi... Viviamo un po' procrastinati per adesso. Io di nuovo delle ricette nuove che ho sperimentato, che trovi su Facebook, quindi sono molto delle anch'io. Vedo che cucini. Sì, mi do da fare, a me piace, quando ho il tempo a disposizione ripesco un po' tutte le ricette della nonna e delle zie, per cui insomma mi metto a fare le mie cose agrigentine d'origine, quali sono. C'è stata una bella luna questa settimana. Assolutamente sì, una luna spettacolare che ha dato uno spettacolo nel cielo, perché l'osservazione astronomica per adesso gode di una grande visibilità, di una grande fruibilità. Giochi astronomici e anche astrologici sono stati altrettanto belli sia sull'uno che l'altro versante. Sicuramente questi baci, come li si chiama ora sui social, tra i pianeti, quindi queste congiunzioni storicamente in astrologia, sono comunque delle fusioni tra elementi planetari, sia di luce, che danno uno spettacolo bellissimo nel cielo come osservazione, sia di significati, significati nuovi e vari. Per esempio, ecco, quando si incontrano le signore dello zodiaco, la Luna e Venere, sembra proprio che aumenti moltissimo il coefficiente di ricettività, di sensibilità, di emotività. E tra l'altro dei significati, attenzione, che sono valevoli sia per uomini che per donne, perché comunque in astrologia non esiste un distinguo tra un uomo e una donna, ma tra gradienti attivi e gradienti deduttivi, che fanno tutti parte di un unico essere sempre. Quindi c'è una morbidezza maggiore negli uomini, c'è sicuramente una maggiore empatia da parte delle signore, ecco, possiamo metterla così. Però ecco, ora, tra l'altro, se sbaglio mi correggi, c'è stato un passaggio da Ariete a Toro. Sì, esattamente, bravo, vedo che segui, hai imparato piano piano la dialettica astrologica. La Luna appunto mi dice: mastro registro, io ho sempre con me le mie effemeridi, mi mostro appunto, sono i calendari planetari, quindi in questi numeri piccolissimi leggo tutti i movimenti planetari, ed è da qui che un astrologo chiaramente ipotizza le previsioni. La Venere è passata da Ariete, quindi vi saluta sperando di avervi dato tutta quella sicurezza, quell'energia sentimentale, quella conferma dei vostri affetti, perché Venere è il pianeta dei legami, ma anche il pianeta della piccola fortuna, quindi tutti gli Ariete potete aver avuto appunto una piacevole sensazione di poter costruire dei rapporti anche in questa situazione, lavorativi, affettivi, confermare quelli che già avete. Passando in Toro, il Toro è un segno di Venere di per sé, per cui la bella Venere lì è in uno dei delle posizioni zodiacali più forti dell'intero zodiaco, quindi ora ve ne parlerò. Perfetto, buon oroscopo. Ok, vado a incominciare allora, tanto già una buona introduzione sulla situazione planetaria l'abbiamo già fatta. Dunque, cosa succede con una situazione planetaria del genere? Ecco, Luna in Cancro, una Luna potentissima, e Venere in Toro, cioè le due signore dello zodiaco, dopo essersi baciate, quindi congiunte, aver unito la loro luce per illuminare più il cielo, vi ricordo appunto che sono archetipi di grande speranza, di grande ricettività, sono ognuna a casa loro, nel senso che il Cancro è il segno della Luna, quindi la Luna va da sé che quando è in Cancro è molto più potente. Venere è in Toro, Toro è il segno di Venere, per cui quando Venere è in Toro è una Venere potentissima. Cosa succede nello zodiaco? Ipotizziamo quindi per l'Ariete. L'Ariete appunto è un periodo in cui ha avuto conferma. Ora sussiste un po' una quantizzazione, in quanto proprio la bella Venere, che non è solo il pianeta degli affetti o dei legami, Venere è anche il pianeta della piccola fortuna, i piccoli tesori che possiamo incontrare
cammin facendo, non parla di ricchezze stratosferiche o di aggi come Giove, ma in piccolo ha le sue stesse identiche funzioni. Venere quindi porta un po' quella che i francesi chiamerebbero la bonheur, nella seconda casa dell'Ariete, quindi i soldi, la quantizzazione, la monetizzazione, l'atto pratico, fattivo, oggettivo che da teoria passa a pratica. Quindi è un Ariete assolutamente in una posizione dominante, un Ariete a cui, badate bene, non è sfuggito nulla durante questo lockdown. Un Ariete che si è fatto un'idea precisa di tutto quello che è intorno, su quello su cui può contare per il futuro o no. Un Ariete che ritrovo da questa settimana più squadrista, quindi un Ariete che vuole portare avanti la sua squadra, i suoi intenti, i suoi voleri, in una maniera più compatta, aggressiva, motivata, sorte o morte, insomma, diciamo per il bel segno di Marte, che senza il brivido dell'agone e della battaglia non rende come vorrebbe, mentre invece ora ci sono proprio tutte le condizioni per farlo. Quindi avete scelto la vostra squadra, state attenti perché se un Ariete vi ha disapprovato, non siete piaciuti a un Ariete in questo periodo, difficilmente rientrerete nelle loro grazie. Quindi gli Ariete hanno decisamente stabilito, senza colpo ferire, qual è la loro guarnigione come un soldato romano? Qual è la loro squadra come un bravo coach? Cose per cui sono portati. Qual è la loro classe come bravo insegnante? Perché l'Ariete è bravissimo in tutte queste cose di cui ho fatto metafora. L'Ariete assolutamente produrrà dei risultati oggettivi e concreti per sé e per gli altri. Quindi in bocca al lupo, c'è una buona prospettiva di guadagno, di riprogettualità. Quindi, cari Ariete, dateci dentro e portate avanti i vostri progetti. Passiamo immediatamente al segno del Toro. Toro, bellissimo segno di Venere, Toro pacioso, Toro armonioso, Toro che ha scoperto di nuovo i suoi effetti, che è di nuovo più carino, più affettuoso. In genere i Toro, non, per quanto siano delle persone buone e profondamente affettive, dialetticamente non sono degli assi nello zodiaco, ecco, quindi manifestano magari con dei gesti, delle movenze, la loro quantità affettiva, non tanto dialetticamente, se non con un sorriso, con una buona disposizione e con lo stare a tavola. Toro, segno della gola, per cui un toro che vi prepara qualcosa di buono da mangiare è un toro che vi sta amando molto o che semplicemente ha la carineria di fare una cosa per voi in ambito casalingo. Ecco, la casa, il territorio è il regno del toro. Territorio difeso benissimo, bravi toro. Gli affetti, vi siete chiarito tutto quello che c'era da chiarire col partner, avete stabilito dei nuovi parametri, avete fissato i paletti. Via, benissimo anche su questo fronte. Vi farà piacere sapere appunto che la bella Venere entrando nei vostri gradi e parlando appunto come ho descritto prima di concretizzazione non solo di affetto, Venere non si limita solo a quello, pianeta anche dell'edonismo, della voluttà, è pianeta anche della pelle, è pianeta di tutto quello che concretamente nel quotidiano vi può allietare e rendere confortevole la vita. Ecco, ai Toro accadrà proprio questa settimana di prendere degli accordi lavorativi. Vi avevo promesso infatti a voi Toro che nonostante il lockdown sarebbe stato un periodo di progettazione che non è una piccola scusa, un escamotage da astrologo per dirvi però non c'è niente, più tardi si vedrà. Era proprio un periodo di progettazione e di presa di accordi per nuove cose che potete fare. Toro progettista, Toro molto bravo del gestire l'andamento del tutto. Toro che vuole reinvestire su di sé, quindi gli spazi che magari vi siete sentiti un po' appesantiti nel vostro territorio, sempre ben organizzato, adesso esigeranno da voi una maggiore libertà d'azione e un campo visivo, personale, prospettico che punti molto a voi come protagonisti della scena. Quindi trasformatevi ancora una volta in quella locomotiva che traina un po'. Non tanto i vagoni, ma che compie un viaggio un po' per sé. Ecco, il toro è un po' più, deve essere un po' più autoreferenziale in questo momento. Avete dato, avete ottimizzato, ora cercate di sorridere da voi stessi per voi stessi e soprattutto di appagarvi in ambito lavorativo, perché i presupposti ci sono tutti. L'amore c'è,
siete sopravvissuti benissimo a questo lockdown? Beh, adesso cercate appunto di vagliare quali sono, possono essere le possibili strade che vi vedranno protagonisti in senso indiscusso. Vi serve dopo tanti anni un po' di sordina. Ecco, in bocca al lupo, caritoro. Dunque, gemelli, segno zodiacale per cui ho una sperticata simpatia, lo sapete, è notorio. I gemelli, segno della comunicazione, segno della simpatia. Cosa accade nel mondo dei gemelli? Un gemelli vulcanico, sempre pieno di idee, un gemelli che rilancia se stesso, il lavoro, l'amore, la famiglia, verso nuove prospettive assolutamente vincenti. Vi avevo promesso che la bella Venere, in gemelli, rimane da voi ben 5 mesi, quindi saranno 5 mesi lunghi, saranno 5 mesi in cui il passaggio da dopo toro al vostro segno zodiacale vi avvantaggerà moltissimo. Mercurio è ancora in toro, il vostro pianeta, per cui la dialettica, l'abilità commerciale in cui siete maestri, sicuramente ancora non è del tutto disponibile per essere messo in condizioni di essere sfruttato al meglio, per cui godetevi intanto la Venere che è dalla vostra parte e per questi 5 mesi segnerete un successo dopo l'altro, quindi un oroscopo molto fortunato il vostro, però cercate di strutturare bene delle collaborazioni a cui stare molto attenti. Ecco, i gemelli da bravo segno d'aria è sempre un segno che nelle relazioni, nella comunicazione si realizza molto e che fa presto a dire dai, proviamo a fare insieme questa cosa. Benissimo, è una caratteristica molto bella che avete in comune con gli altri due segni d'aria, la bilancia e l'acquario. Cercate però di fare in modo di non farvi usare, ecco, perché potreste essere, essendo il cavallo vincente, essendo il carro del vincitore, alcuni vorranno salire sul vostro carro, quindi non vi troverete dei collaboratori, ma dei pesi che potrebbero un po' rallentare la vostra corsa. Se questa è una volontà, l'importante è che sia sempre cosciente, fate pure. Dovete però essere sempre consapevoli. Ecco, l'astrologia è noi astrologi facciamo di tutto per farvi capire come funziona il meccanismo. Ad ognuno la libertà di fruirne come meglio ritiene. L'importante è essere consapevoli del fatto che sicuramente molti amorevolmente puntano su di voi, molti vi possono vedere come, mettiamola così, una facilitazione delle proprie vite. Ecco, quindi attenzione a come vi dosate con gli altri. Intanto in amore è chiaro, 5 mesi di bella Venere, tutti dalla vostra parte, che dirvi, tra i più amati dello zodiaco. Il passaggio precedentemente avvenuto in toro ha sicuramente ben strutturato un preludio a questo periodo. Ora, nei vostri gradi in gemelli, Venere si può esprimere in una maniera incredibilmente complessa, aperta, comunicativa e soprattutto ecumenica. A voi proprio anche, molti di voi avranno pure l'idea di poter fare qualcosa per la comunità, per la società, estemporaneamente ai vostri lavori, alla vostra condizione di vita personale. I gemelli avranno molta vocazione ecumenica in questo momento, quindi tenderanno a essere quanto più umani e solidali possibile. Bravi gemelli, continuate così, avete davanti 5 mesi in cui vi darò praticamente quasi sempre delle belle notizie, quindi andate sereni e via, allegri e spumeggianti come sempre. Cancro! E qua, insomma, si abbassano un po' i toni. Attenzione, non me ne vogliate, cari Cancro, perché non è assolutamente una delazione al vostro segno zodiacale. Il vostro segno zodiacale, purtroppo, arriva a capire con un Saturno contro e una serie di passaggi planetari stimolanti, ecco, non li posso chiamare negativi, per un semplice motivo, proprio perché siete il segno del passato, proprio perché siete il segno che si chiude a difesa, un po' come il vostro glifo vuole fare, ecco, la stilizzazione del segno del cancro, sono le chele del segno stesso che si parano a difesa. Io mi difendo. Non si è mai capito cosa avete da difendere in più o in meno dagli altri, però, cari cancro, insomma, vi vogliamo sempre bene, ecco, fatene una certezza e non petulate. Dunque, il vostro segno zodiacale capisce semplicemente in questo momento quali sono le direzioni della propria vita che difficilmente potranno andare avanti dopo questo periodo di sospensione. Ecco, un'analisi lucida
spassionata, è un'analisi un po' più consapevole e i cancro siete più lucidi e coscienti di quello che fondamentalmente non va. Di contro, però, proprio perché il cancro un po' più degli altri segni zodiacali, almeno zodiacalmente, poi mediamente per il cancro, hanno subito più l'ansia del lavoro o l'ansia della perdita, proprio perché questo è un po' una costante dei segni d'acqua in comune, Scorpione e Pesci. Ecco, vedete, a parte questo timore della perdita, sicuramente vi siete fatti in quattro comunque dalla vostra posizione proprio per chiedere, valutare collaborazioni, proprio per vedere se ci sono delle prospettive appena in uscita fattibili. Alcune appunto le avete scartato cammin facendo, altre sono venute meno, altre ancora starà a voi decidere se vanno bene. O no. I pianeti comunque durante questi mesi avranno un avvicinamento al vostro segno zodiacale, per cui vicino a giugno sarete corroborati di tutta una serie di nuove certezze. Per adesso non posso che dirvi pazientate, e semplicemente le analisi lucide e razionali che state compiendo cercate di interiorizzarle con serenità. Non pensate a quello che non va più, ma a quello che avete tesaurizzato di queste esperienze, che potete reinvestire magari in altra maniera, su altri fronti. Di contro, nulla è eterno e non sempre il passato, la famiglia in cui vi rifugiate spesso, sono la risposta a delle esigenze che devono venire più che altro da voi in maniera endogena. Ecco, voi cosa volete fare per voi stessi? Non puntate tanto sugli affetti o sulla sicurezza, vi si vuole bene, cioè effettivamente avete delle conferme. Però forse ora è il caso di organizzare la vostra vita in una maniera un pochino più concreta, oggettiva e con degli obiettivi un pochino più concreti e meno appoggiati a delle direzioni salvifiche. Leone. Ecco, i gradi del Leone sono assolutamente pregni di grande speculazione filosofica, ecco, mettiamola così. Un leone che si guarda dentro, che però ha già le soluzioni. Il leone è disposto a tutto, ovvero è disposto serenamente a rinunciare a delle direzioni improduttive che non lo gratificavano. Quindi il leone, anche finito questo lockdown, non vorrà tornare indietro scientemente su alcune diramazioni della propria vita che possono non averlo soddisfatto, non averlo fatto sentire gratificato, possono non averlo messo in condizioni di avere cura di se stesso. Il leone è uno dei segni zodiacali che in questi mesi ha più somatizzato un po' la situazione ed ha cercato comunque dei motivi proprio di benessere psicofisico intorno a sé, che in molti casi sono stati trovati. Auguro a tutti i leoni di averli trovati. Di fondo, però, se qualcosa ancora mi manca, forse va ricercato in delle condizioni pregresse. Parliamoci chiaro: non è certo il lockdown a determinare la presa di coscienza che alcune cose non andavano più bene. Il lockdown può avervi dato la condizione, la calma necessaria all'azzeramento necessario perché voi possiate prendere delle decisioni definitive. Siete comunque dei grandi decisionisti e voltare pagina come il vostro dirimpettaio zodiacale, l'acquario, fa con molta nonchalance, seppure per voi deve essere in maniera un po' più ragionata, decisamente è il momento di farlo. I leoni probabilmente si sono occupati, si sono spesi molto nella loro vita familiare, assicurando anche correndo contro il tempo tutta una serie di conferme affettive, tutta una serie di disponibilità nei confronti dei cari familiari. Ora cercate di essere un pochino più sereni con voi stessi, nel senso, avete fatto tutto quello che potevate. Ora però, tornando in campo come vi apprestate a fare, potete serenamente anche decidere di dare le dimissioni da un posto di lavoro che non vi gratifica, se chiaramente la situazione lo consente. Potete decidere di varare delle nuove soluzioni per la vostra vita professionale ed economica, accettare la corte di persone che vi fanno già delle proposte per lavori altri o impieghi o collaborazioni. Guardate che per voi Leone è vero che il denaro è importante, nel senso che vi deve garantire comfort, ma se comfort non è la vostra vita, non vi ritrovate
voi stessi a essere felici di quello che fate. Leone sarà anche disposto a rinunciare a certi agi economici pur di essere un pochino più sereno. Un leone stanco che ha bisogno assolutamente di ritrovare una zona comfort soddisfacente. Il leone ne è cosciente e lo farà. Quindi in bocca al lupo, cari leoni. Vergine. Allora, l'ordinata Vergine che riprende di nuovo a organizzarsi. Ecco, la Vergine sta di nuovo già pensando a come rimettersi in campo, a come anche tesaurizzare le esperienze di un lavoro a distanza, di una condizione collaborativa da remoto, che potrete anche non abbandonare, che potreste riutilizzare e reinvestire in altro. Per cui una Vergine che ha imparato tanto, una Vergine che muore di nuovo dalla voglia di mettersi all'opera, è una Vergine che si sente questa settimana un po' meno amata, un po' più insicura, forse magari è il caso che ha una Vergine vicino di confermare il proprio affetto, di fare una carineria, di mandare un messaggio, una telefonata, non tanto perché ci sono chissà quale potenze zodiacali contro. Però è un momento un po' di down da questo punto di vista, fermo restando che vi ricordo che per la Vergine ho fatto previsioni comunque ottime, come da anni non succedeva, perché appunto i pianeti si sono spostati dopo anni a vostro favore, quindi avete tesaurizzato e concretizzato tante cose belle. Ora però in amore c'è sempre quelli di più che cercate. Questo è un meccanismo di cui ho parlato nelle scorse settimane più volte. Ecco, una Vergine che vuole ritrovare la bellezza e la piacevolezza dell'intensità affettiva. Bene, cari Vergine, abbiate serenamente il coraggio di, con metodo, di lasciare perdere magari le situazioni che non vi soddisfacevano molto, cercare un'autenticità affettiva, una passione più forte, un'intesa mentale fatta di sguardi, fatta di comprensioni, di interessi culturali maggiori e più compatibili. Avete bisogno comunque di un compagno d'avventura in questa fase della vita, avete bisogno comunque di un compagno che vi dia, compagno compagna, che vi dia stimoli nuovi, sempre più dinamici, quindi uno svecchiamento della vostra vita sentimentale che serve. Attenzione, questo è assolutamente valevole anche per le coppie datate, perché assolutamente la capacità di ritrovare degli stimoli e di stimolarsi vicendevolmente con il partner di sempre è assolutamente la raccomandazione che gli astri vi fanno, quindi potete fare anche questo, quindi lavorate bene su questo e in bocca al lupo. Se però, torno a dire, il vostro è uno dei segni più conservatori, più collezionisti a volte di oggetti di sicurezza che ci sono, seppur ordinati, analitici, apprezzabili, se però non vi sentite soddisfatti, beh, cercate bene di capire che rinunciare a qualcosa non è una perdita, ma può essere l'inizio di ben altro. In bocca al lupo, cari Vergine. Bilancia, una bilancia che mi ha divertito tantissimo in questa settimana, perché è una bilancia che ha un po' lasciato da parte il suo aplomb composto, elegante e raffinato, che per carità di Dio c'è sempre, però è una bilancia più divertente, scanzonata, autoironica, è decisamente molto giocherellona in amore. E anche intellettualmente, la bilancia preferisce scambiare solo con persone intellettualmente che reputa valide, sulla stessa coordinata loro, sullo stesso mood. Ecco, una bilancia che trova conferme delle sue prese di posizione, anche della maniera di vedere globalmente le cose, bilancia progettista, bilancia che nel lavoro comunque è stato tra i più bravi nello zodiaco a poter mantenere più o meno ciò che aveva o a trasformare relativamente meno di altri, bilancia che comunque vuole apportare delle modifiche, che sta vivendo un po' un'ansia per adesso. La bilancia sa perfettamente che entro maggio, giugno alcune cose cambieranno molto nella loro vita, sarà per scadenze, sarà perché lo sentono semplicemente, sarà perché in prospettiva hanno messo delle, dei progetti che necessariamente occorrono di cambiamenti significativi nella loro vita. La bilancia vive uno stato tra l'euforia, l'entusiasmo neofita del rinizio e un'ansia vera e propria del cambiamento che li aspetta. Beh, alla bilancia non posso che dire, avendo un bellissimo trigono da Venere in Gemelli,
Bene, tutto a posto. Bilancia più belli, bilancia che hanno bisogno di sentirsi anche più vanesi, anche più corteggiati, bilancia che hanno di nuovo bisogno di saggiare quanto sono seduttivi, quanto amano, quanto possono amare e quanto possono essere amati. Quindi, cari bilancia, giocate quanto volete con i vostri divertenti uffici sentimentali. Ricordate che però siete tra i più bravi dello zodiaco e il rilancio lavorativo, non temete, ci sarà. Torno a dire, siete stati abbastanza bravi, in prospettiva avete in agenda, credo, ritengo, leggendo gli astri, appuntamenti, prospettive, scadenze, delle cose a cui ottemperate in una maniera molto, ma molto fluida ed efficace. Quindi senza paura andate incontro al destino e conservate soprattutto il senso ironico di questo periodo. Nonostante l'ansia che rilevo questa settimana, siete comunque tra i più divertenti, più comici dello zodiaco. In bocca al lupo, Bilancia. Scorpione. Lo scorpione ombroso, passionale, intenso, lo scorpione che ha già voltato pagina. Ecco, lo scorpione è uno di quei segni zodiacali che magari soffre un po'. Magari passa delle ore un po' mesto a rimuginare, magari viene giù qualche lacrimuccia, per carità, ma lo scorpione quando decide, quando decreta, stabilisce che è una così chiusa, l'avete perso. Lo scorpione ha già deciso queste cose, ha già chiaro dentro di sé quali sono le cose che non vuole più. In alcuni casi anche le persone che non vuole più. È uno scorpione che troverete nuovo alla fine di questo lockdown con degli atteggiamenti un po' diversi, perché veramente è il segno diverso. Io vi ricordo che lo scorpione, se lo dovessi meglio definire, anche perché è uno di quei segni che, come dico sempre, assieme ai gemelli, sono trattati malissimo dall'astrologia da rotocalco, come la chiamo, lo scorpione è il segno della crisi. Quindi levate un po' la percezione di leggende metropolitane strane sui vari segni zodiacali. Lo scorpione non è sicuramente quell'ombroso, misterioso, tutto passioni, gelosie, chissà quali traversi, scheletri nell'armadio da nascondere. Lo scorpione è il segno della crisi proprio perché affonda nella radice, nelle viscere proprio del suo essere, la sensazione che vive. La eviscera proprio, la vive sulla sua pelle, la esterna in tutta la connotazione emozionale che ha. Ma sicuramente a ogni crisi lo scorpione rinasce più forte, è il più bravo nel vivere e nel superare la crisi. Si può dire proprio anche in senso karmico, spirituale, perché è un segno a cui possiamo dare anche questo tipo di connotazioni. Sicuramente questo lockdown vi serviva per rendervi definitivamente conto di quanto siete cambiati, diversi, di cosa o chi non vi corrisponde e dove non investire più, soprattutto affettivamente, perché lo scorpione può essere in queste settimane rimasto un po' male da alcune defezioni amicali, piuttosto che da alcune non collaborazioni, piuttosto che dalla corrispondenza non proprio auspicata rispetto a determinati rapporti. Benissimo, lo scorpione ci ha sofferto un po', ha deciso. Ora fate i conti con i nuovi scorpione, i scorpioni nuovi a cui lo zodiaco regala tanti nuovi mezzi vulcanici e creativi per spiazzare di nuovo tutti e per essere di nuovo i più fascinosi e i più brillanti. Quindi tremate, gli scorpioni sono tornati più belli e fascinosi che mai. Nuovi amori appena finito il lockdown, uno dei segni zodiacali che è più portato per gli affetti. Quindi in bocca al lupo, cari Scorpione, e soprattutto le decisioni che avete preso, i cambiamenti che volete mettere in atto, applicateli e non pensateci due volte su. Alia acta est. Via. Sagittario, lo scalpitante Sagittario, che muore un po' dalla voglia di ritornare un po' più normalmente alla sua vita. Vi faccio presente che gli astri hanno decretato dalla crisi di Saturno in Capricorno e dalla lettura generale che ho dato più a inizio anno a questa connotazione di crisi profonda che avremmo attraversato soprattutto in marzo, come è stato, questa crisi con quattro pianeti nel segno del Capricorno gestiti da Saturno a casa sua serviva proprio
a decretare la fine di un periodo economico, commerciale, storico, culturale, relazionale che fondamentalmente non soddisfava più nessuno, che non era più efficiente, che non era più funzionale. Tutto quello che è in Capricorno ha un po' il sapore della fine delle cose. Lo sguardo del Sagittario forse è stato uno dei più difficili da tenere attenti, seppure il segno della spiritualità, un Sagittario che interiorizza molto bene le dinamiche emozionali, emotive, sentimentali, il Sagittario ha sottovalutato una serie di cose, probabilmente, e questa settimana se ne rende conto, perché probabilmente troverete un Sagittario un pochettino più petulante, un Sagittario che chiede delle conferme a chi comunque forse non può darle. Ecco, quindi cari Sagittari, magari cercate di chiedere o di direzionare la profusione del vostro impegno e la proposta di voi stessi a nuove prospettive, a persone, cose e direzioni verso qualcosa di più fattibile e concreto. Capisco che è un segno di fuoco orgoglioso, pieno di energia, pieno di bontà come il vostro, vuole tornare alla vita normale, alle occupazioni normali, ma cominciate a barare dei piani B qualora e laddove non fosse possibile, o comunque non fate passare anche voi la, come il cancro per adesso, per le stesse più o meno ragioni planetarie che percorrono, non fate passare la vostra certezza o sicurezza tramite gli altri, perché difficilmente, penso, dalla lettura degli astri potrebbe funzionare. Quindi provate, visto che siete comunque un segno fantasioso e vulcanico, a ripartire da voi stessi, ecco, azzerando tutto, ripartendo, avendo la possibilità di questo nuovo rebirth, un po' che ci sarà. Non pensate tanto alla difficoltà, ma pensate, allora, se dovessi fare tabula rasa e ripartire da zero, da cosa partirei? Perché potete anche valutare di fare altro. Non è che per forza si deve ritornare a ciò che si faceva prima, qualora e laddove in tutti i casi fosse possibile. Anche negli affetti, probabilmente gestirvi gli amori come affetti in questo momento è stato semplice. Vi ricordo che però Venere è in opposizione. L'amore probabilmente in molti casi sarà un'altra cosa. O comunque probabilmente alcuni amori sono diventati degli affetti e forse dovete migrare ad una maggiore maturazione affettiva per capire veramente cosa volete. Quindi, cari Sagittari, in bocca al lupo, meditate bene, il periodo è molto, occorre di una grande attenzione da parte vostra a voi stessi, alle vostre dinamiche, quindi osservatevi, abbiate la capacità di vedervi in maniera lucida, un po' non ostinandovi per forza a voler mantenere una partecipata comunicazione con terzi quando è parlare con voi stessi e dirvi a chiare lettere determinate verità che vi serve. In bocca al lupo, le stelle spero con questo di potervi dare un consiglio indicativo per il vostro cammino. Capricorno, siamo nervosetti nel Capricorno oggi, è un segno zodiacale che ha tutta la massima in termini di razionalità, di integrità assolutamente, ma a forse commettono sempre l'errore di essere un pochino statici e cristallizzati in delle posizioni poco elastiche, che non li rendono tra i più agili a superare questo periodo. Un periodo in cui, più che lockdown, ha fatto da contenitore a tutta una serie di problematiche lavorative, relazionali, affettive, che probabilmente il Capricorno aveva troppo procrastinato. Il Capricorno ha fatto anche questa revisione, analizzando anche onestamente gli sbagli che può avere commesso a livello strategico, a livello relazionale. Magari avete fatto rimanere male qualcuno, magari con la dovuta calma avete capito che le reazioni di alcune persone erano assolutamente proporzionali a come voi magari non vi siete accorti che gli stavate ferendo. Ecco, quindi un Capricorno assolutamente un po' alle prese con questa revisione globale della vostra vita. Un Capricorno che vuole ripartire, riprogettare, è un segno in cui l'imprenditorialità, l'inventiva, in quanto è uno tra i segni più forti dello zodiaco, tra l'altro capitana all'inverno in quanto cardinale, quindi la fredda e lucida
disposizione oggettiva dei propri rapporti, perché hanno una maniera molto razionalistica di vederla, un po' troppo dal vostro punto di vista, ma è errore che commettete anche in questo momento col lavoro. Ecco, è una settimana un po' impietosa per alcuni segni zodiacali, quindi non posso addolcire la pillola relativamente al fatto che questi gradi zodiacali occorrono fino al Capricorno, di una messa in crisi di alcune certezze, e probabilmente Capricorno, più che altri segni zodiacali, dovranno proprio abbandonare un progetto per o rimandarlo o abolirlo decisamente, almeno per qualche mese, perché realmente non ci sono i presupposti. Fondamentalmente è un momento in cui state rifiutando la collaborazione, di fare squadra e di fare rete. Forse siete un po' arrabbiati, un po' tesi. Tutto questo non dipende dalla situazione né dai fatti che possono essere stati generati in quest'ultimo mese, ma da pregressi degli ultimi 3 anni. Quindi è l'entrata di Saturno nel vostro segno 3 anni fa che va rivista, scusate, come un percorso in cui forse probabilmente c'è stato un perdere sempre più di vista gli obiettivi interiori e privilegiare delle scelte, dei percorsi che, seppure sul momento credevate opportuni, a lunga durata forse non sono stati quelli che vi possono assicurare una continuità nel tempo. Occorre semplicemente rivedere, senza rimproverarvi errori valutativi o sbagli, cioè nessuno è perfetto, voi Capricorno siete forse i giudici peggiori, più impietosi di voi stessi, siete più morbidi, siete semplicemente più sereni nel vivere, nell'affrontare le cose che verranno, quello che state stato, ma non arrovellatevi troppo e non perdete troppo tempo nel processo continuo che stessi, non ha senso, sorridetevi un po' di più e soprattutto cercate di educarvi maggiormente a fare rete. E soprattutto a rendervi conto che magari il vostro fare spartano può avervi fatto perdere per strada cose e persone. Quindi non rinnescate gli stessi meccanismi, sempre uguali, sempre fedeli a voi stessi, perché ci sono anche gli altri. Nessuno può vivere da solo, del resto. Acquario. Ecco, qua i gradi zodiacali in Acquario e Pesci alla fine dello zodiaco si riprendono notevolmente. Acquario cosa fa? Sempre indeciso e sempre molto divertito dalle situazioni, l'acquario è un segno che è grande inventiva, quindi è chiaro che era uno che avrebbe vissuto questo periodo nelle maniere più ingegnose, stravaganti, ironiche e originali possibili, perché questa è la sua valenza zodiacale. Un acquario molto confortato da un punto di vista affettivo è il segno delle amicizie, e quelle ci sono state tutte, anzi, di più. Avete ricevuto stima anche a livello lavorativo, perché il vostro lavoro va avanti anche se siete state fermi, non si capisce bene perché, lo zodiaco dà questa informazione. Mentre si sta avvicinando l'entrata di una presa di coscienza di un Saturno che è ospitato nei vostri gradi, voi siete un segno di Saturno, quindi sia chiaro per gli acquari, Saturno non è contro, l'avete voi in cassa ed è uno dei vostri pianeti di nascita, vi spettano di diritto, è una delle vostre potestà zodiacali. Quindi cosa volete diventare da grandi? Ecco, l'acquario è un segno zodiacale molto favoristico, quindi anche da grande è bravissimo a mantenere il suo bambino interiore, non so dubbio. Giocando e divertendoci, però, cari acquario, potete comunque di nuovo inventarvi una nuova direzione, una nuova strada. Lascerà ancora una volta tutti di stucco, perché diventare ancora più grandi lavorativamente e professionalmente sarà un'operazione molto fattibile, sarà un'operazione che vi farà guadagnare molti punti a livello professionale, stima, rispetto, fama e successo in alcune direzioni. Allora, Saturno, vi ricordo, è il pianeta del lavoro ed è nei vostri gradi, quindi non state facendo nulla adesso, potrete fare qualcosa di grande dopo. State facendo qualcosa adesso? Beh, quel qualcosa non è proprio qualcosa da minimizzare, perché si allargherà sempre di più. Non appena uscito da questo lockdown, vi salteranno addosso proprio perché vi vorranno un po' tutti. Questo accade un po' in tutti i sensi, non solo a livello professionale, dove riceverete molte proposte, con una bella Venere di Trigono, cari acquario, dal vostro fratello zodiacale Gemelli. Gemelli, Bilancia, Acquario sono i tra più corteggiati e amati dello zodiaco. Per quanto sorprendenti siete, non mi stupirei di sapere, o meglio, di avere conferma, dato che le indicazioni planetarie parlano così, che avete
persino instaurato dei nuovi amori durante questa convivenza. È un segno molto pluralistico, molto monello il vostro, per cui è molto probabile che avete valutato e quindi tenuto insieme tutta una serie di direzioni varie ed eventuali. Cercate però, finito questo periodo, di direzionarvi seriamente verso qualcuna o di essere quanto più chiari possibile da questo punto di vista, in cui non dite le bugie, ma non dite neanche come stanno le cose. Ecco, siete omissivi tendenzialmente in questo senso. Per cui fate comunque attenti, state attenti a non ferire i sentimenti degli altri che hanno molta fiducia e aspettativa nei vostri confronti e soprattutto divertitevi, stupiteci tutti ancora con la vostra inventiva sempre spumeggiante, favolistica e la vostra rocambolesca conduzione del vostro quotidiano che sembra un film. Un po' di magia quindi per voi. Cari acquari, in bocca al lupo. E passiamo al dolcissimo segno dei pesci. Anche per voi, come vedete, appunto i gradi zodiacali nello zodiaco sono molto ben aspettati, quindi sia acquario che pesci sono decisamente molto più vigorosi, molto più attenti. I pesci che si sono fatti ambiziosi, i pesci che hanno degli obiettivi, i pesci sicuri di sé, i pesci che in genere sono abbastanza emotivi, un po' labili, un po' persi magari nel loro trasognati e trasognanti trasporti affettivi. Sono stati delle vere e proprie potenze zodiacali durante questo lockdown perché hanno tenuto insieme famiglie, sono stati operativi, sono stati attivi, sono stati generosi, affettuosi, morbidi. Come empatici, come la natura zodiacale vuole, e la loro, ma assolutamente dei generali di battaglia nel portare avanti, nel sostenere gli affetti familiari, nell'essere positivi, propositivi. Sono stati proprio di belle speranze per riecheggiare una bellissima canzone della signora Fiorella Mannoia. Ecco, queste belle speranze, appunto, aspettando un'estate di belle speranze, saranno proprio, non riuscirei a concentrare in una frase proprio meglio se non in questa che mi viene in prestito appunto da questa canzone, lo spin proprio, il senso, il quid del vostro spirito zodiacale per adesso. L'estate sarà bellissima, sarà un lungo crescendo positivo, proattivo, attivo di sentimenti, di amori ritrovati, di amori nuovi, di successi lavorativi e ambizione carrieristica come non si era mai visto. Cari pesci, dolcissimi sempre, ma agguerriti dove serve. Siete diventati grandi e quindi, insomma, non c'è più tempo per le debolezze. Siete pienamente voi stessi, quindi assolutamente procedete verso quello che vi fa piacere fare. Amate pazzamente, follemente, come sempre, dando tutta l'anima. I pesci è un segno proprio che non si risparmia di più degli altri segni zodiacali, quello che è dotato di spirito di sacrificio e in amore. Ama inconsumerabilmente, è sempre molto romantico ed è un segno zodiacale che ha tutta la mia stima. Una stima però maturata, una stima che non è svenevole, una stima che non è fluttuante come le onde del mare che gli appartengono, lo portano spesso in balia delle cose. È lucido, è cosciente, ha degli obiettivi. Quindi, cari pesci, più belli di così, forse non vi si vedeva da anni, da tempo. Quindi, complimenti, continuate così e in bocca al lupo anche a voi. Caro Carlo, io ho soddisfatto i 12 sperando di aver dato magari qualche indicazione utile o piacevole per i segni zodiacali. Assolutamente sì, tra l'altro leggevo i commenti e soprattutto le persone che ci seguono, che intanto mi arrivano un sacco di complimenti. Anzi, ti racconto un aneddoto. Settimana scorsa, dopo la diretta, mi è arrivata una telefonata di una persona che prima stavi antipatico. Proprio con te. Poi invece mi ha confessato che mi è piaciuto molto Marco. Questo Marco, perché chiaramente non vi conoscete, e prima mi stava antipatico, Ti invece sento adesso male.
Prima mi stava antipatico, Sì, no, ho capito il plot. adesso Aspetta, grazie. invece Comunque, mi ah, piace, quindi ho avuto chiunque questa. sia, assolutamente. Io, preciso, sono acquario, per cui spesso sono nelle mie intermubbia, per cui sempre un po' antipatico, un po' per i fatti miei, Questo così. passaggio Spero che comunque. comunque quando parlo della cosa che amo più fare, che è appunto l'astrologia, magari Sì. percepite altre note. Vi Si piacciono meno? riferiva, no, Sono si contento, riferiva sono acquario, proprio ma va bene così. al Qualche fatto volta, sì. Grazie comunque di ascoltarmi sempre a tutti. che sei un Grazie di astrologo. gratificarmi con complimenti attestati di stima, quelli sono la cosa più importante. Di questo non finirò mai né di meravigliarmi né di stupirmi, mai darli per scontati. E grazie infinite a tutti, veramente. Era proprio Felice Di Marco, astrologo. Carlo, non ti sento. Come non mi senti? Marco, astrologo. Ciao Va Carlo, bene. buona giornata a tutti. Ciao, grazie. Ciao. Phil Rose TV, la tua web TV. Phil Rose TV, la tua web TV.